Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 26 maggio. Vi devo dire che la cosa che mi diverte di più oggi sui giornali è il fatto che siano state bocciate alcune nomine fatte da Franceschini da parte del Tar del Lazio. Sono state bocciate perché eh, sono poco trasparenti. Perché uno dei 5 bocciati sui 20 nominati due anni fa da, da Franceschini, o sei mesi fa, non mi ricordo, è un direttore straniero. Eh, e ci sono varie interpretazioni sui giornali, ci sono quelli che difendono l'Italia di Franceschini dicendo ah finalmente un po' di internazionalità, non mi ricordo chi scrive dice nel momento in cui il responsabile culturale dell'Eliseo è un'italiana noi andiamo a fare gli schizzinosi eh, sul fatto di aver preso degli stranieri a dirigere i musei c'è chi invece dice bene ha fatto il TAR perché la legge prevede che non ci siano stranieri nel fare i direttori dei musei Sgarbi è uno di quelli che è contro la nomina di questi stranieri insomma ehm, oggi sugli aggiornali leggete tutto e il contrario di tutto. Direi che però l'atteggiamento di oggi dei giornali sul fatto che il TAR boccia le cinque nomine è molto a favore di Franceschini, è molto a favore del fatto che il TAR sia una banda di, eh, diciamo, burocrati eh, cigliosi e che vanno a, nel minimo dettaglio a rompere le scatole. Ehm, Devo dire che qualcuno, eh, eh, non so chi eh, oggi ricordava, com'è lo stesso TAR che ha permesso ai centurioni romani di ritornare davanti al Colosseo, cosa che gli era stata eh, vietata da un'ordinanza del Comune, quindi eh, i centurioni non potevano stare davanti al Colosseo perché facevano noia e infastidivano i turisti, non avevano forse le autorizzazioni necessarie, eh, il Comune lo vieta, il TAR li riammette. E lo stesso TAR che invece eh, boccia queste nomine, Renzi dice abbiamo sbagliato non a nominare direttori dei musei ma non, eh, ma non riformare il TAR e il TAR gli risponde: bisogna cambiare le norme, le nomine dei dirigenti pubblici stranieri è vietata. Poi vado a leggere un pezzo di Gian Arturo Ferrari oggi sul Corriere della Sera che non è mm, un, un giurista, però lui dice che sostanzialmente nella legge non vieta che ci siano degli stranieri, ma che non lo rende esplicito. Quindi non è esplicita la possibilità che ci siano degli stranieri ma non è neanche vietata. Ehm, va bene, ragazzi, questo non conta. Detto tutto questo, fatta tutta questa analisi, la cosa che mi fa venire il sangue al cervello è che Franceschini si è reso conto di come funziona l'Italia. Va bene? Franceschini si è reso conto di come viene l'Italia, fa le sue nomine, fa la sua ficata, riesce ad andare sui giornali internazionali perché dicono quanto è bravo Franceschini che ha nominato i direttori internazionali. Io non so se siano bravi o non bravi, penso e presumo che siano molto bravi. Il punto è vero è che in questo paese il piccolo artigiano, il piccolo commerciante. L'insegnante di religione, l'insegnante di yoga, l'edicolante, il, eh, il, eh, il tassista, eh, il sottoscritto, il professionista eh, deve mettere bolli contro bolli, deve fare richieste, deve avere burocrazia, deve avere timbri, deve avere l'agenzia delle entrate, deve avere rotture di coglioni ogni mattina, tranne che... Franceschini, non avete capito che questo è un paese morto? Franceschini, non perché il tarboccia i tuoi cinque cavolo di direttori, può, cosa che lo rende manifesta la morte in questo caso. È morto perché. Oggi in Italia nulla è lecito, non si può fare nulla, c'è un cavillo su tutto! E tu te ne accorgi sui direttori dei musei, noi ce ne accorgiamo tutti i giorni su tutto quanto! Non possiamo mettere una decalcomania sulle nostre finestre di commercianti perché se no ci fanno la multa! Non si può mettere la pubblicità sullo zerbino, se non ci fanno la multa, perché c'è una cazzo di legge che prevede che quello non si possa fare. Io professionista, se mi sbaglio a mandare la mia dichiarazione IVA, che voi! Voi mi obbligate a fare quattro volte al mese, con tutte le note delle spese, con tutti quanti ehm, i miei fornitori. Se io mi sbaglio di un giorno, mi fate un mazzo così. E allora Franceschini ti dispiaci che il, il TAR abbia abolito le tue norme? Noi siamo sommersi dalla merda del TAR, sommersi dalle norme e dalla burocrazia di questo paese. Quindi vi è capitato anche a voi. Cari politici, quando voi fate bene il vostro mestiere, come lo facciamo sempre noi. Avrete sempre un giudice, un burocrate che vi dirà: No, 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 c'è una legge che non si fa. Dice Romolo: c'è la tassa sull'ombra, c'è la tassa sullo Zerbino, c'è la legge del 1921. Capito? Questo è il paese per cui tutto è vietato tranne quello che è esplicitamente permesso. In un paese normale è tutto permesso tranne quello che è esplicitamente vietato. Franceschini, welcome in the real world. Questo è quello che sta avvenendo. Bene. Nel Real World eh, poi succede un'altra cosa, oggi sui giornali ne parlano tutti, il Cavaliere e il Renzi all'inizio della settimana prossima si parleranno perché vogliono mettersi d'accordo su due cose, Berlusconi offre eh, la possibilità di votare presto a Renzi così non fa la legge di stabilità, lui perché quella gli farebbe perdere 4-5 punti di percentuali sicuramente del PD, e dall'altra parte però Renzi accetta questo nuovo sistema elettorale alla tedesca che oggi, ovviamente staranno già per cambiare. Se un altro recitava ric qualcuno, non mi ricordo chi, su sul Corriere della Sera, Oggi se non fosse, non fosse altro per un motivo che il numero dei partecipanti al Bundestag è un numero variabile, mentre la nostra Costituzione è fisso in 630 e 315. Non fosse altro per quello, si deve cambiare sta cavolo di legge tedesca. Non è che si può applicare tale e quale all'Italia. Il punto fondamentale è che oggi sono critiche del eh, fatto, eh, critiche di Repubblica. Repubblica dice Mauro. Renzi consegna il PD all'intesa con la destra! <ride> cioè, come se fosse una cosa incredibile. Io dico soltanto una cosa. Tra l'altro ci sarebbe, secondo alcune indiscrezioni dei giornali, anche un accordo, forse, col Movimento 5 Stelle. Dubito che il Movimento 5 Stelle possa fare un accordo con PD e Renzi, per motivi ideologici, perché legge troppo Travaglio e, 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 e Mauro, e, e pensa poco con la sua testa, perché con la sua testa invece dovrebbe pensare che prima andiamo a votare è meglio è. Mi auguro che Doninelli che se ne sta occupando su queste ragioni. Però... E, e poi io penso che in una democrazia è normale che i capi delle opposizioni, i capi dei partiti, si vedano o no? Stiamo parlando non di Hitler e Ribbentrop, stiamo parlando di Berlusconi e Renzi. Stiamo parlando di due che, fino a prova contraria, hanno i voti nel paese: chi più, chi meno. E si incontrano con tutti quelli che fanno politica, soltanto Mauro, soltanto Travaglio, questi che hanno questa idea ideologica pazzesca, il caimano e eh, Renzi, sta diventando il nuovo caimano. Questi dovrebbero essere rasi dal suolo, come Trump e con tutti quelli che non piacciono loro, come io invece vorrei radere idealmente dal suolo D'Alema, oggi vi consiglio di leggere l'intervista di D'Alema, oggi leggete l'intervista di D'Alema che dice chi critica il renzismo fa la fine di campo dall'orto e non è altro che un revival del berlusconismo. D'Alema ha un problema nel suo cervello, il problema sapete qual è? Che è tutto sbagliato tranne lui. È tutto fico, è tutto... lui non sbaglia nulla. Le sue scarpe sono giuste, i suoi vini sono i più buoni, e le sue barche non sono mai prese in amicizia con altri. La sua politica è sempre giusta. Il suo accordo con Berlusconi, quando Berlusconi era in conflitto di interessi, eh, andava bene, ma adesso non va più bene. Le sue leggi elettorali andavano bene, quelle di Berlusconi no. La sua capacità di passeggiare con gli Hezbollah era buona, quella invece che fa Renzi di avere aiuti, eh, di, di, di avere rapporti con il mediatore. Niente, D'Alema è. Come il tar, va bene, è come il tar. Ci dovrebbe abolire, dovremmo abolire Dalema. E lo dice uno che... Voglio dire, lo trova il, la quintessenza non della Prima Repubblica, di quel modo politico ehm, eh, che nessuno di noi capisce. Bene, eh, Londra ce l'ha con gli 007 americani che avrebbero diffuso due cose, il nome dell'attentatore di Manchester, ma quelle foto tremende che abbiamo fatto vedere anche a, a Matrix dell'Ordigno, devo dire incredibili perché quelle poi le fatte soltanto la polizia, ehm, eh, però sul Daily Mail oggi... Eh, che è il giornale popolare eh, um, inglese, eh, il Daily Mail non se la prende per questi motivi, ma se lo prende con, contro i social network. Dice che la Mail ce l'ha con i social network perché sono istigatori di odio e luogo in cui eh, si fomentano i terroristi. Eh, la cosa che però eh, mi diverte molto è che nei pezzi di oggi, da qualche parte, c'è scritto che nel 2015 dalla moschea che, a cui partecipava questo attentatore bestiale bene, arrivarono una serie. Di telefonate al numero antiterrorismo messo in piedi da Scotland Yard. Quindi, pronto Scotland Yard? C'è uno che mi sembra un radicalizzato terrorista che viene nella nostra. Nella nostra... Moschea, Pronto Scotland Yard, sono ancora io, anzi no, sono un'altra persona, c'è forse un terrorista che sta girando da queste parti, va bene, Succe... queste due o tre telefonate arrivano al Pronto Scotland Yard, dopo due anni quello ammazza i ragazzini, io dico o chiudiamo questo numero di telefono di Scotland Yard perché arrivano troppe segnalazioni o siete veramente dei cretini, cioè, terzo, non dato, <ride> chiudiamolo, chiudiamolo, risparmiate. Terza cosa, ehm, la, eh, beh, la manovra eh, Repubblica, perché su quello ci sono... Polemiche sull'introduzione dei voucher perché il governo giustamente dopo aver fatto questa minchiata di aver avvaluto i voucher ora li vuole rimettere. Ma per famiglie e piccole imprese che sono quelle chiaramente a cui servono i voucher. Ma noi siamo vittime di D'Alema, vittime della Camusso, vittime di Landini, vittime di Rai 3, vittime di questo cazzo di politicamente corretto per cui i voucher sono a sfruttamento, così come il lavoro è lo sfruttamento del capitalista. Adesso non abbiamo più il lavoro perché non riusciamo più a dirlo. Adesso lo sono diventati i voucher, porca miseria. Bene, eh, 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 il, quel ridicolo partito a sinistra che è quello che va da Pisapia a D'Alema vorrebbe fare l'opposizione contro i voucher, la facessero e io sono ben contento che Renzi si vede con Berlusconi, si vedesse cento volte. Ultima cosa, questa è una mia fissazione molto più politicamente scorretta rispetto a quella dei voucher, titolo dell'Alto Agge, slot machine, lotta sulle distanze, l'assessore Marta Stoker a Roma... Ci vogliono 300 metri dai posti sensibili, questi sono bacati nel cervello. Io con questo telefonino, io con questo telefonino posso fare tutte le scommesse che voglio. Guardo Sky e mi, fidano, mi dicono: Fai la scommessa su questa partita. E loro pensano, questi matti di burocrati, anche se sono in Alto Adige e anche si chiamano stalker che il problema sia quello delle distanze dagli ospedali, dalle scuole, dalle parrocchie. Da che cazzo sono queste distanze? Cioè, se invece di 150 metri le slot vaccine sono a 300, risolviamo qualcosa e magari a 80 metri mettiamo il bar con tutti quanti i gratti Vinci, perché i gratti Vinci quelli no, non portano all'autopatia, soltanto le slot machine. Questo è, ve lo dico io, la nuova moda del politicamente corretto. Dagli con l'avvenire e con la stalker alle slot machine perché sai che quella è una battaglia in cui tutte le persone che pensano bene saranno d'accordo con te. Io la penso diversamente. Uno si vuole sparare i suoi soldi per divertirsi con le slot machine? Lo faccia. E comunque sia, se pensiamo che ci sia un problema di ludopotia, non è aumentare da 150 metri a 300 che si risolve dopo che con questi cellulari io posso scommettere quello che voglio. I ragazzini possono scommettersi anche la camicia su questo. Che blue whale, tutti scommettono con i totem e con i cellulari. E tu che fai? Quelli regolarizzati li sposti dagli ospedali perché non sono troppo vicini, da 150 a 300 perché i vecchietti escono dall'ospedale e vanno a fare le slot machine. Li spostiamo dalle scuole perché sono troppo vicine, da 150 a 300 metri. Il bambino alle scuole sta con questo ed è minorenne, è iscritto a 13 anni a Facebook, sveglia, stalker. Ciao.